finito il carnevale. Me li sono fatti tutti quest'anno a carnevale. I carnevale. A carnevale ogni scherzo vale. E beh, sono andato a Venezia. Mi sono travestito da dottore. Eh sì, un dottore vestito da dottore. E a Napoli sono stato a Scampia e alla Sanità come matta. La matta in bicicletta. Eh sì, perché bisogna essere matti a Napoli per andare in bicicletta, soprattutto nei vicoli di Napoli alla sanità, non vi dico, una matta. E tutto questo cosa ha a che fare con noi gay? E porca la miseria, ma non sapete nulla, vi devo sempre spiegare tutto io, ma andate a studiare, leggetevi un po' la bibliografia. Il carnevale di per sé è una festa che ha a che fare con gli omosessuali, ma perché l'origine è quella dei travestitismi della dea madre, dei travestitismi delle feste di Dioniso, le falloforie, dico io, dai quali derivano tutti quanti i carri di carnevale moderni. Eh sì, poi c'è il famoso Carnevale di Venezia, è vero, è nato nel 1002, ma che cosa serviva per andare a casa di questo o di quella per fare sesso con questo o con quella? Sì, a Carnevale, la Carnevale, non si facevano distinzioni, non si facevano problemi. E questo naturalmente anche nel 700, nell'800. A Napoli il Carnevale è cosa ben diversa. Abbiamo il Carnevale della Zezza, interpretato naturalmente solo da uomini. Abbiamo, si fa per dire, abbiamo il carnevale, diciamo, tradizionale, quello di febbraio, nella data precisa di febbraio, ve l'andate a leggere, io sono un po' smemorata a carnevale. E poi naturalmente abbiamo la Piedigrotta, la meravigliosa Piedigrotta, anch'essa morta, speriamo risorga. La Piedigrotta altro non è che proprio la festa nella quale delle vergini 12 che stanno per andare spose ottengono un premio e durante la cerimonia ci sono i sacerdoti, questi in epoca greca e romana, e i travestitismi durante la Piedigrotta più moderna. E naturalmente tante belle canzoni. Oh, come ci piace cantare a Napoli. E a Venezia? A Venezia, beh, collega mio, dottore, naturalmente la maschera più famosa. Pantalon dei bisognosi. Oh, una curiosità, avrebbe a che fare con la carità. Pantalone poi nelle maschere di Goldoni diventa un vecchio avaro. Ma San Pantaleone a Venezia c'è, conosciutissimo, ed era un santo medico e dottore, come me, che sono santo a sopportarvi. Ah, sì. Santo e dottore che di miracoli ne fa al momento del martirio, o lo vogliono ammazzare con i ferri, con i leoni, decapitare, buttare a mare con la pietra al collo, niente, o si salva tutte e quattro le volte. Incredibile. Ah, Sant Pantaleone, quanto è bella la chiesa, vi consiglio di andarla a visitare, mi pare che costi 2,50 euro, 3,50 euro, è economica, direbbe Papa Francesco, un'altra con la gonna, insomma. Allora, per quanto riguarda il carnevale, stavamo dicendo, questa festa meravigliosa dei travestitismi a carnevale, a Venezia ci sono queste maschere stupende, le dame del Settecento, i cicisbei, no? Ecco, la metà delle donne vanno al carnevale, quello delle Marie, quelle donne tradizionali, perché corrispondente appunto alla Piedigrotta, alla festa delle Marie, appunto le donne che si stanno per sposare quest'anno e che mettono una bellissima parure, un abito tradizionale o meno, anche un'invenzione, quest'anno ha vinto una giapponesa italiana, ma vestita da giapponesa, bellissima. Mentre le dame del Settecento qualche volta. Sono uomini, oh, ma sono uomini su uomini, cioè, ma uomini come me, insomma, del drag queen. La festa delle drag queen a Venezia è una cosa incredibile, una meraviglia. E anche Cicisbei, diciamocelo. Il Cicisbeo tecnicamente è un maschio effeminato che accompagna le donne, gli fa compagnia, questo nel Settecento, ecco. All'epoca c'erano anche i cantori castrati veri e propri, non so se avete capito l'epoca. Ma il Cicisbeo effeminato, dicono Parini e lo racconta l'Alfieri, in realtà per contratto persino matrimoniale, ecco. Uomo di compagnia, ma un po' effeminato, stava lì e però la notte, quando il marito non c'era. Insomma, i figli di certe coppie erano figli del Cicisbeo, e quindi cosa c'entra il gay? E c'entra perché erano effeminati, quindi non è che fossero proprio tutti, vogliamo raccontare quelli notori? Ma che ne so, abbiamo un certo cortigiano del re Giacomo I di Scozia, perché Cicisbeo è roba solamente italiana, però sotto il nome cortigiano praticamente la stessa cosa in tutta Europa. Giacomo I di Scozia, molto omosessuale, trasforma un Cicisbeo all'improvviso in duca di Buckingham, vedi te.
Dall'altra parte invece chi abbiamo? Eugenio di Savoia. Eh sì, Eugenio di Savoia, effeminato. Eugenio di Savoia, effeminatissimo, notorio per le sue perversioni. Si era fatto tutti i maschi della corte, una cosa incredibile, i maschi omosessuali ovviamente. E naturalmente Cicisbeo è buono, come mestiere cosa faceva? Indovinate? Il generale. Ma non un generale qualsiasi, eh no, il generale per gli Asburgo. Porca la miseria, è quello che conquista praticamente il Lombardo-Veneto. Ed è quello che distrugge il Carnevale di Venezia, un Cicisbeo, oibò, è invece proprio così, un Cicisbeo distruggerà il Carnevale di Venezia, sì, perché quello attuale non è mica quello tradizionale, ma voi credete ancora nelle favole, bambini, il Carnevale moderno è nato nel 1979, eh sì, rinato naturalmente, e dopo che gli austroasburgici l'avevano distrutto, grazie a questo genio di Savoia, un Cicisbeo, pure lui, ma dico io, Cicisbeo è buono, no. Comunque, dico io, è una buona promessa. Ah, e voi vi direte cosa c'entra la matta in bicicletta. È una buona promessa, abbiamo detto, per la Piedigrotta, ma comunque c'è il Carnevale di Scampia, sono 33 anni che si fa, l'anno prossimo è il 34esimo, ci sarà di nuovo la matta in bicicletta. La matta, sì, perché come si dice in spagnolo? Loca, matta, gay, no? Gay, matta, loca, più matta di me. Chi vuoi che c'è? L'anno prossimo vi aspetto, non necessariamente in bicicletta, per il 34esimo Carnevale di Scampia. Venite, ci divertiremo sicuramente. A Carnevale ogni scherzo vale.